Da domani, 14 dicembre, anche a Lucca e a Pescaglia arriva l'infermiere di famiglia e comunità. Una figura che ha lo scopo di diventare un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini del nostro territorio, collaborando con i medici di medicina generale. Il progetto, già attivo da un anno nei territori di Capannori, Alto Pascio, Porcari, Monte Carlo e Villa Basilica, verrà esteso a tutto il territorio della Piana. Infermieristica di famiglia e comunità significa essere proattivi, essere vicini al cittadino, essere all'interno delle famiglie, essere riconoscibili dalla famiglia, così come a fianco al medico di medicina generale, così come l'infermiere di riferimento per quella famiglia. Quindi abbiamo segmentato il territorio andando a definire delle cellule proprio di territorialità che si interfacciano, e quindi l'infermiere di cellula si interfaccia con i medici che operano all'interno di quell'ambito territoriale, condividendo con il medico di medicina generale quelli che sono gli obiettivi di assistenza e di cura per i cittadini. Sono 17 gli infermieri che operano sul territorio di Lucca e Pescaglia, con l'obiettivo di raggiungere presto le 20 unità. Da quando è stata istituita la figura dell'infermiere di comunità, nella zona sono stati presi in carico i bisogni di 1.500 famiglie. Accedere al servizio è semplice. Come si attiva? Si attiva con la richiesta del medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Prende in considerazione quindi queste attivazioni che partono dall'ACOT. L'infermiere si reca a domicilio con prima visita con il medico, stila un piano di assistenza personalizzata e attua il servizio. È un intervento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e prende anche in considerazione quelle che sono le richieste secondarie del cittadino. Collabora con le varie figure di riferimento, quindi dal medico medicina generale e con gli altri infermieri che sono gli infermieri esperti, quindi infermieri della psichiatria, infermieri del home care, infermieri che con altre specialistiche.